inutile guardarsi alle spalle, se non per cogliere qualche brandello di tradizione, qualche brandello di storia. E io direi che possiamo andare avanti così e poi speriamo di fare ancora cose interessanti. Grazie. Ogni tanto lanciare anche, voglio dire, un po' di sorriso alla parte troppo ufficiale, diciamo, di questi convegni. Io tra le tante cose, non vi racconto la mia vita perché è troppo lunga, ma ho fatto 12 anni l'insegnante. È stato uno dei periodi più belli della mia vita per le istruzioni che ho ricevuto nella scuola, anche se, mi auguro non capiti a voi, avevo un allievo straordinario che ha lavorato con me 10 anni, non ha preso il diploma, ma mi ha fregato la figlia. Occhio! Scusate, approfitto un attimo del... rubo ancora un secondo al maestro. Volevamo consegnare come collegio Ballerini, visto che siamo qui, approfitto di questo momento che è stato un po' inaspettato, non l'abbiamo organizzato prima, per consegnare al presidente Caldana, se ci raggiunge, e al segretario Cangi un piccolo presente della nostra scuola, un ricordo della nostra scuola. Non posso applaudire, figa, sono il libro con questo video è brutto di scusa. Allora, facevo un piccolo accenno all'importanza della storia. Ecco, il nostro collegio ha 110 anni, l'istituto alberghiero c'è solo da 20 anni, 21 con questo, però vi abbiamo portato un libro del centenario del collegio che consegniamo, dove c'è anche però una parte di pagina già scritta, di storia già scritta sull'istituto alberghiero che nasceva 10 anni fa a Serenio. Cioè, non sono ancora i soldi insegnanti. Alcuni sì, non hanno ancora 100 anni. Vengo a 100 anni a prendere il secondo volume. È la prima iniziativa che la federazione vuole portare avanti, ce ne saranno tantissime altre. Voi avete dato un'impostazione molto particolare, siamo la Lombardia, vediamo tutti quanti, sono stati quelli che hanno sentito più, dico proprio nel mio termine, caldanamente, io mi chiamo Caldana, capito? Questo pensiero che la federazione vuole rivolgere a voi. Quindi che nel prossimo futuro ci saranno altri incontri, dovremo giustamente valutare dove farli, come farli, ma sarà una priorità da parte della federazione di avvicinarvi a voi e di darvi tutto il nostro sostegno. Grazie. Sì, avete visto anche questo ometto che si spesso veniva, andava, ha guidato un po' di là anche il convegno. Volevo presentarvelo, è il presidente vicario della Federazione Italiana Cuochi, Giuseppe Casale, anche lui un docente presso l'IPSAR di Potenza, e anche lui un breve saluto, brevissimo saluto. Grazie, grazie. Beh, sono un po' in confusione, penso che i 75 anni di Circello se li basta male, i 25 anni di Cangi poi ancora peggio, ma sono affari loro. Noi parliamo di gente che più interessa, sono quelli dall'altro lato, questi giovani.